La neve la vediamo solo sul presepio stanno. Allora la devo inquadrare bene. Vale più tutta la neve. Si chiama? Io mi chiamo Gianpaolo Bottegoni. Sì. Cioè il presepio l'ha fatto lei? No, allora io faccio parte del gruppo, sì? Che costruisce questo presepio che ha circa 47 anni. Lo abbiamo iniziato a costruire nel 1976. In questi 47 anni è stato spostato 6 volte e alla fine abbiamo costruito questo edificio. E qui è da 10 anni che il presepio è stabile qui. E questo edificio è solo ed esclusivamente per il presepio. Ogni anno portiamo delle grosse modifiche. Il nostro presepio è prettamente palestinese, con un pizzico di francescano. Bene. Utilizziamo statue che va da 1,30 m a 10 cm di altezza. Molto bene. Allora adesso andiamo a vedere le immagini del presepio che è dietro la splendida chiesa di Campocavallo del Covo. Che poi ci vuol dire che questo è permanente tutto l'anno. Permanente tutto l'anno? Questo è importante. Visitabile tutti i giorni? Fino a fine gennaio sì. Ah. Poi domenica. Sordinazione. Vediamolo. Perché sai adesso per esempio quando è Pasqua. Però se uno lo vuole vedere. Questo lo diciamo su. Anche perché i bambini. 7 gol. La prima TV delle Marche. Nazionale siamo anche. È scritto qua. 7 gol qua, c'è scritto qua, guarda. Sì. Noi siamo nazionale, non siamo regionale, sì. Però ci vediamo anche nelle Marche, noi siamo la produzione delle Marche. 15, c'è scritto 7G sulla destra. Campocavallo. Sì. Fare quello di giorno c'è anche un incendio. Sì. Ma il pane è vero? Sì, il pane sì. È un forno qui locale.